Perché dice io ho un'acqua, ma come? Dice c'hai sete e dici che hai un'acqua, ma allora bevi la tua acqua, non chiederla a me. E poi dov'è il tuo secchio per attingere? Dov'è il tuo pozzo? Ma dove? Perché naturalmente quando Gesù dice io ho un'acqua, ma se c'è l'acqua c'è anche la sete. Se tu hai un'altra acqua vuol dire che c'è anche un'altra sete. Ah, che cosa vuol dire? Vuol dire c'è un altro mondo. C'è un altro mondo che tu non vedi, di cui non sai niente. E io ti parlo proprio di questo altro mondo. Questa povera samaritana. Questo è, cioè se Gesù stesse zitto, bevesse e andasse via, non succedeva niente, ma invece parla, dice delle cose, che non abbiamo mai udito. C'è un'altra acqua, c'è un'altra sete, c'è un altro mondo. C'è un'altra vita. Capito la rivelazione? Cominci a aprire gli occhi su una realtà di cui non supponevi neppure lontanamente l'esistenza. Ed ecco allora che questa samaritana, sopraffatta naturalmente da questa roba, dice, ma vedo che sei un profeta. E allora dice, ma se è un profeta, cos'è un profeta? Un profeta è uno che riceve le cose direttamente da Dio e le trasmette al popolo, alla comunità, eccetera. Dice, allora, se tu sei veramente un profeta, allora devi. Sei uno che te ne intende di religione. Perché noi diciamo che Dio bisogna adorarlo qua. Voi ebrei dite che bisogna adorarlo là. Allora spiegami un po' le cose come stanno. E lì c'è la grande sorpresa. Perché tutti ci aspetteremo, dice, beh, effettivamente è Gerusalemme. Tanto più che sul monte Garizim il tempio non c'era più, era già stato distrutto da circa 100 anni, quindi non c'era più niente, ma c'era ancora l'idea che comunque lì c'era il tempio dei Samaritani e lì c'era la vera religione, la religione samaritana. Ci aspetteremmo che Gesù dice, se uno pensa a tutte le promesse dell'Antico Testamento, anche le cose che Dio stesso dice, ho scritto il nome di Gerusalemme sulla palma della mia mano, eccetera, eccetera, il tempio, la mia dimora, eccetera, eccetera. Uno potrebbe fare una conferenza di 3 ore sul rapporto tra Dio e Gerusalemme, il Dio biblico, diciamo. E invece no, dappertutto e in nessun luogo. Una cosa straordinaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è il tempio di se stesso. Non c'è un tempio di Dio diverso da Dio, che è già un bel discorso. È già un bel, ma è soltanto la metà del discorso, perché l'altra metà è voi siete il tempio di Dio. Questa è la verità completa, che da un lato Dio è il nostro tempio e il tempio di se stesso. Non c'è altro tempio di Dio che Dio. E dall'altro
noi siamo il Tempio di Dio. Lo dice l'Apostolo Paolo. Ma vedete che paradossi meravigliosi. Che paradossi meravigliosi. Che noi qui vediamo la libertà di Dio da tutti i santuari per fare di te il suo santuario. Ci toglie il fiato. Troppo grande, Paolo. Troppo grande, troppo grande, troppo grande. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio non è cristiano, non è musulmano, non è induista, non è protestante, non è cattolico. Dio è. Dio è. Punto. Punto. Non andare avanti. Perché qualunque aggiunta è una sottrazione. Qualunque aggiunta è una sottrazione. A questo punto non abbiamo finito, perché qui è ancora sempre il profeta che se ne intende di Dio, dice lei, se sei un profeta. A questo punto, allora Gesù, poi appunto perché Dio è spirito e quindi è vento, tu costruisci un santuario, ma il vento non sta nel santuario. Capito? Quindi né qui né là. Il vento non sta nel santuario, non ci sta. Può passare anche, perché no? È anche libero di passare, ma poi deve andare oltre. Dio è sempre oltre.